Massimo Candura, allora, pronto per l'impegno a Roma? Sì, bisognerà essere all'altezza delle aspettative del nostro territorio e di conseguenza il mio primo impegno è l'autonomia. Autonomia del Veneto vuol dire impegno per il nostro territorio, lo chiedono i veneti con un voto il 22 ottobre che è stato non equivoco. Il Veneto vuole l'autonomia perché il popolo del Veneto la chiede e noi dal lato del governo, mi auguro, e quindi dal lato romano, saremo partner di Luca Zaia e della regione del Veneto, saremo partner soprattutto dei nostri veneti. Emplein della Lega, primo partito in Veneto e in provincia di Treviso. Assolutamente sì, ma primo anche partito a livello italiano della coalizione di centrodestra. È un risultato eccellente perché cifre di questo tipo in Veneto ci sono state anche in passato. Certo che a livello di Sistema Italia avere una Lega che sfora la soglia del 17% vuol dire un'unica cosa, una grande leadership da parte di Matteo Salvini, un grande lavoro di militanti e sostenitori e anche una grande voglia di cambiamento e di miglioramento da parte degli elettori ormai dal nord al sud. Lei è anche segretario comunale, questo risultato nazionale può avere dei riflessi anche sul prossimo appuntamento che è quello delle amministrative di Treviso, del capoluogo? Allora, non abbiamo ancora fatto un'analisi puntuale quartiere per quartiere a Treviso dei risultati, ma da ciò che è stato reso evidente anche dai rappresentanti di lista in queste ore si ha un indice sicuramente positivo. Il gradimento della Lega e della coalizione di centrodestra è importante a Treviso, segnando un'atmosfera marcatamente diversa dal 2013. Ricordo che nel 2013 perdemmo il comune di Treviso, ma nello stesso anno ci furono le elezioni politiche, in cui il risultato a Treviso fu radicalmente diverso. A febbraio votammo per le politiche, a maggio per le amministrative e le politiche allora davano già un brutto segnale. Oggi è proprio il contrario, le politiche 2018 danno uno splendido segnale, in alcuni quartieri perfino rivoluzionario, con un vantaggio della Lega notevole e un vantaggio ancora maggiore per tutta la nostra coalizione. Quindi ritengo che Mario Conte, sostenuto dal centrodestra, abbia grandi numeri e sia la persona giusta per poter vincere Treviso 2018.